Room è, in estrema sintesi, è un laboratorio di analisi del movimento per analizzare i movimenti sportivi. Nel calcio gli studi della FIFA dimostrano che una prevenzione ben fatta può portare a un 30% di riduzione dei traumi. E certamente in un percorso come questo è importante trovare le persone giuste che ci affianchino per realizzare questi laboratori. Noi siamo un gruppo medico, quindi la nostra è un'esperienza e un know-how che viene dalla medicina, non siamo tecnici. E quindi abbiamo bisogno di aziende al nostro fianco che ci aiutano per darci i prodotti che possono portare avanti, sia da un punto di vista tecnologico, sia da un punto di vista strutturale, i nostri progetti. E da questo punto di vista la Limonte è stato un partner che ci segue da parecchi anni, abbiamo fatto con loro tante cose e quest'ultimo è stato veramente un modo per cercare di dare all'interno di un laboratorio una visione differente, una visione più vicina a quelle che sono le richieste e le emozioni dell'atleta. E credetemi, mettere un atleta a fare gli esercizi su qualche cosa che è verde e che gli ricorda l'erba del campo fa una grande differenza. Saltare su un pavimento come questo dà delle emozioni differenti che saltare su un pavimento classico di un laboratorio. Per noi lavorare su un terreno giusto vuol dire curarsi del paziente a 360 gradi. Il campo per noi è fondamentale perché da qui alla fine noi mandiamo il paziente il massimo della soddisfazione perché lo ritorniamo a far giocare, a tornare a fare la sua attività che era abituato prima. Qui non vengono solo dei calciatori ma anche gente assolutamente normale che riprende a camminare e la scelta del campo per noi è stata fondamentale perché il campo deve essere perfetto, come deve essere perfetto tutto il lavoro fatto prima. Noi chiedevamo un campo che fosse il più vicino al campo vero, al campo in erba e questo è quello che più si avvicina a avere queste caratteristiche. Poi è il futuro di tante squadre e forse chiamarlo sintetico è anche un po' limitativo perché ha qualcosa in più. Questo qua è un terreno di certo che dei problemi non ne dà, anzi ci ha aiutato tantissimo perché passare su dalla palestra dove ci sono tutti gli esercizi in statica, fare degli esercizi dinamici su un campo di questa maniera e il paziente lo accetta molto volentieri e sappiamo che gli diamo la possibilità di lavorare in un terreno che non gli dà dei problemi e soprattutto riusciamo a riproporre tutti i gesti atletici dai più semplici ai più complessi in modo molto naturale. Una società che fa la scelta di fare un campo in sintetico o in erba artificiale, non so qual è la definizione migliore, credo che sia una scelta assolutamente strategica perché permette di lavorare continuamente su un campo che è sempre perfetto, è sempre giusto, è sempre ottimo per lavorare e soprattutto si cura la tecnica. Curare la tecnica vuol dire che oggi i ragazzi possono dedicarsi molto di più a quello che è l'approccio con la palla e in questo modo di certi bambini sono più propensi a giocare su un campo in erba in sintetico perché la tecnica viene maggiormente sviluppata e poi anche i genitori sono più contenti così i ragazzi si sporcano di meno. E poi una cosa importante da dire è che si abituano a giocare su un campo sintetico e giocare su un campo sintetico non si è più prevenuti perché una volta si era prevenuti aveva la paura di farsi male, di che certi infortuni fossero dettati dai campi sintetici. In questa maniera, con l'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni, i ragazzi che si abituano a giocare su questi campi, questa cosa viene un po' anche mitigata.